Eccomi. Allora, io ho a fianco a me, alla mia sinistra, uno dei giornalisti più, lo dico tranquillamente, non perché mi sia a fianco, ma ho la fortuna di conoscerti in video da sempre, da tantissimi anni, e ora di conoscerti da una giornata circa, anche perché sei il marito di una carissima amica, giornalista e scrittrice, che è stata ospite a Praia Marecon lo scorso anno, ovvero Cinzia Leone. E quando con Cinzia l'ho contattata la scorsa fine estate, chiedendole aiuto, perché Cinzia ha scritto tra l'altro un libro molto importante presentato a Praia lo scorso anno, il 1 agosto del 2023, sul tema di cui ci stiamo occupando questa sera, Cinzia ha detto: Egidio, ma non ti faccio nomi di altri giornalisti, c'è Carlo, sai chi è Carlo Panella, inviato reporter in giro per il mondo nelle crisi più drammatiche, e tra queste, di cui ci parlerà anche questa sera, Carlo aveva 30 anni quando si trovava a Teheran tra il 78 e il 79 ad occuparsi per Radio Popolare come inviato della testata italiana, la celebre Radio Popolare, a raccontare quell'evento storico, quel cambio di rotta della politica di quella città e di quello Stato, ovvero l'Iran. Il passaggio alla rivoluzione che avrebbe portato al potere Khomeini, quindi una restaurazione un po' come quella che ci fu in Europa nel 1815, però quella fu molto drammatica e cruenta, anche perché ricordiamo che Teheran in quegli anni, gli anni 70, metà anni 70, era forse la città più occidentale del Medio Oriente. Le ragazze, le immagini mostravano le ragazze con le minigonne, quando anche in Italia ancora era tendenzialmente poco di poca prassi. Quindi una città molto ricca, con un'università, una prestigiosa, antichissima università. Insomma, c'era un mondo tipicamente occidentale. Poi qualcosa succede, ce lo racconterà Carlo. E stasera torno un po' alla mia passione profonda, che è quella di presentare libri, moderare autori. Il libro nero di Hamas, l'antisemitismo islamico e il miraggio dei due stati, cioè quello palestinese e quello israeliano. La copertina del libro è tra le più scioccanti che un giornalista possa portare, ma lo fa per cronaca, per dovuto dovere di cronaca, come le prime 20 pagine, che sono, Carlo, consentimelo, crude, veramente forti, veramente drammatiche, che raccontano nei minimi particolari il pogrom, cioè questa giornata drammatica che capitò il 7 ottobre dello scorso anno, quindi non in epoca medievale, non in epoca di oscurantismo, ma esattamente nell'epoca che noi stiamo vivendo, ovvero questa giornata drammatica che noi colleghiamo con l'inizio dello scoppio del conflitto israelo-palestinese, legato a un episodio di altissima drammaticità. Le pagine sono cruente, veramente cruente, perché descrivono lo stupro di massa, descrivono tutto ciò che successe appunto in quella giornata, nei giorni, nelle ore e nei giorni a venire. Ma tutto è scritto con la forza narrativa di un giornalista di razza, inviato nei luoghi di guerra del mondo, giornalista parlamentare in Italia dal 92, se non ricordo male, uno che ha fatto il 68, che proviene da lotta continua, che ha quindi un'esperienza giornalistica, mediatica, mass mediologica, che si voglia, certamente forte, certamente per noi di utilizzo assolutamente, assolutamente indispensabile per questa seconda sessione del nostro convegno, dove va la pace, convegno un titolo di qualche anno fa, diremo noi oggi a questo punto dove va la guerra. Carlo, io mi astengo dall'interromperti, ti lascio il microfono, perché queste pagine meritano di essere, come dire, narrate dalla viva voce la cui penna le ha vergate. Grazie. Grazie innanzitutto per l'invito in questa terra stupenda. E io, come al solito, chi mi ha visto in televisione lo sa, farò un intervento controcorrente che mi attirerà molte critiche. Come voi, da quando ho l'età della ragione, mi interrogo su questo tema, su questa domanda: quale pace? Nel corso della mia vita, come ha detto Egidio, ho vissuto molte guerre,
sono in particolare, sono sopravvissuto casualmente ad alcune di loro. Come sapete, i giornalisti nelle guerre sono scomodi, si tende a eliminarli, hanno tentato anche di eliminare me, per fortuna, e ho avuto molta fortuna. Io sulla pace ho maturato, avendo vissuto come spettatore, mai come protagonista, molte guerre, ho delle idee molto chiare, che ovviamente è un valore assoluto, fantastico, totale, che bisogna fare di tutto attraverso il dialogo, la comprensione, per estendere la politica della pace. Ma sono anche arrivato alla convinzione, all'interno di una ricerca che è una ricerca in realtà sull'uomo, del fatto che è inutile o comunque poco utile parlare di pace se non si discute delle ragioni per cui ci sono le guerre. Cioè dell'opposto. Perché scatta nell'umanità da sempre, non ha ragione, mi spiace dirlo, Papa Francesco, che peraltro è un clamoroso testimone di pace, quando dice che le guerre sono colpa dell'industria delle armi. Le guerre ci sono state per millenni prima che l'industria delle armi nascesse ed è nata nel 1800. Perché l'uomo fa la guerra? E in particolare perché oggi ci sono le guerre? Se non discutiamo di questo tema, se non scaviamo questo tema, se non ne parliamo con i ragazzi, le nostre sono pure esortazioni, Don Salvatore mi capisce, ireniste. Cioè un vago appello ai buoni sentimenti, ai buoni comportamenti, assolutamente giusto, assolutamente etico, ma assolutamente sterile. Non vi parlerò della guerra d'Ucraina, che conosco benissimo, e vi parlerò, perché di questo parla il mio libro, che vi invito a leggere, è in vendita lì dietro, della guerra che è in atto, feroce, esattamente da 100 anni, non da ieri, dal 1920, in Medio Oriente. Questa guerra oggi ha delle ragioni che non sono quelle che spesso vengono dette. Non è una guerra per la terra, non è una guerra per il territorio, voi lo sapete, insomma, ci siamo massacrati per millenni per il campo, quel campo lì che volevo io, per il territorio. Nel corso dell'Ottocento e del Novecento, soprattutto dell'Ottocento, nel Novecento era un po' diverso, nel Seicento, nel Settecento ci sono state delle clamorose, pazzesche, sanguinarie guerre motivate dal nazionalismo, dal irredentismo. Quella guerra, la guerra tra gli ebrei e i musulmani, perché questo è, non è tra i paesi arabi e Israele, la guerra tra gli ebrei e i musulmani ha una componente territoriale, fuori discussione, di chi è il controllo di quel territorio che si chiama Palestina. Peraltro si chiama Palestina dal 1920, il nome gliel'hanno dato gli inglesi, non gliel'hanno dato gli arabi. Al tempo del dominio ottomano si chiamava in tutt'altro modo e addirittura non esisteva, amministrativamente faceva parte, in larga parte, del distretto di Beirut. Quella guerra ha un interprete fondamentale negli ultimi decenni, un motore agente, che è l'Iran post-Khomeinista, l'Iran post-79. Ora, l'Iran non ha nessuna questione territoriale con Israele,
Non solo, ma la tradizione storica dell'impero persiano prima e poi dell'Iran è sempre stata di una grande solidarietà e amicizia tra il popolo persiano e iraniano e il popolo ebraico. Eppure l'Iran spende una larga parte delle sue risorse, affamando peraltro la propria popolazione, per fare la guerra all'entità sionista e per cancellare l'entità sionista. Perché lo fa? Per capirlo dobbiamo ricordarci che per fortuna che c'è stata una guerra. Per fortuna che c'è stata una guerra. Mi spiace dirlo, ma se non ci fosse stata la Seconda Guerra Mondiale, noi saremmo sotto il dominio dei nazifascisti. Mi dite quale soluzione poteva esserci nel 1939, 40, 41, 42 per affrontare la belluina volontà di morte di Hitler e Mussolini se non fargli la guerra? Era possibile il dialogo? Era possibile trattare? No, non era possibile il dialogo, non era possibile trattare, e questo è il nodo, perché c'è una componente della storia umana, ci sono alcune ideologie che hanno al loro centro la volontà di morte dell'avversario, di morte del nemico, a prescindere dalla terra. Questo riguarda in Palestina, Israele, gli ebrei. Nel mio libro leggerete delle ricostruzioni scientifiche e storiche che spiegano che questo odio islamico per gli ebrei, purtroppo, questo antisemitismo islamico, purtroppo ha origine non tanto nel Corano, adesso non sto a dilungarmi, comprate il libro e leggetelo, non tanto nel Corano, anche nel Corano, ma soprattutto nella tradizione musulmana successiva al Corano stesso. Nel Corano, Maometto all'inizio della sua predicazione era analfabeta, non sapeva scrivere, detta dei versetti stupendi, molto belli anche poeticamente, sull'ecumenismo, sull'uguaglianza tra ebrei, cristiani e musulmani. Dopodiché viene cacciato dalla Mecca, dal giorno in cui viene cacciato dalla Mecca inizia il conto del tempo per i musulmani, va alla Medina si irrita moltissimo nei confronti delle tribù ebraiche che erano la maggioranza relativa nella città, perché non lo aiutano nella guerra contro gli abitanti della Mecca, e non solo a un certo punto fa decapitare 650 ebrei della Medina che non l'avevano aiutato, che lui pensava l'avessero tradito, e quindi detta dei versetti molto duri, durissimi, feroci nei confronti degli ebrei che vengono accusati di essere traditori della stessa Bibbia, di essere traditori del sabato, di essere stati trasformati. C'è un versetto sempre citato dagli islamisti che dice: trasformati in scimmie e porci per non avere rispettato il sabato. Era una ira contingente legata a quei momenti, legata alla figura non di Maometto profeta, ma alla figura di Maometto generale combattente. Maometto è l'unico fondatore di una grande religione che è stato un combattente, che ha sguainato la spada e che ha ordinato di uccidere come comandato delle battaglie. Se ci fosse la possibilità di interpretare il Corano, di fare esegesi critica del Corano, quei versetti avrebbero il valore che hanno, verrebbero relativizzati a quella contingenza storica. Il problema è che il Corano non può essere oggetto a critica storica, non si può applicare l'esegesi al Corano, perché questo è il grande difetto dell'Islam di oggi, la grande zavorra che paga l'Islam di oggi. E quindi si è maturata, dopo quell'esperienza maomettana, nella tradizione islamica, la convinzione che l'ebreo sia il traditore della
comunità. Che l'ebreo si introduca nella comunità musulmana e la tradisca. Ci sono tutta una serie di figure che io cito, secondo questa tradizione, una ebrea, una musulmana che era un'ebrea falsamente convertita ha avvelenato Maometto, secondo questa tradizione la scissione dolorosissima e la guerra civile tra sciiti e sunniti avviene per colpa di un ebreo falsamente convertito. La scissione del califfato in tre califfati intorno all'anno 1000 è colpa degli ebrei. Insomma, la colpa dell'ebreo, la figura dell'ebreo, non è quella dell'antisemitismo cristiano. L'antisemitismo cristiano si basa sul crucifige, cioè sul fatto che nel Sinedrio pubblicamente gli ebrei abbiano detto a Pilato: uccidi il Cristo. Quindi un'assunzione di responsabilità corale, pubblica. No, nell'Islam si matura una convinzione che è quella dell'antisemitismo europeo nazista e moderno, che l'ebreo sia una zavorra per lo sviluppo dell'umanità, che impedisca all'umanità di crescere all'interno e dentro la storia. Questo è quello che ha portato essenzialmente il movimento arabo islamico sin dal 1920 a rifiutare che gli ebrei avessero, come giusto perché erano sempre stati presenti a Gerusalemme in Palestina, uno Stato in Palestina. Non solo, ma in realtà questo Stato, andrò breve, questo Stato, guardate, se c'è lo Stato di Israele è per una ragione molto semplice e mai detta. Nella Prima Guerra Mondiale c'era un confronto tra le democrazie, Inghilterra, Francia, Italia, e i regimi assolutisti, Germania e Austria, dittatoriali di fatto. Gli ebrei di Palestina con chi si schierano? Con le democrazie. Nella Seconda Guerra Mondiale soprattutto, là dove i palestinesi, la dirigenza palestinese del Gran Muftì di Gerusalemme, 600 dirigenti palestinesi, non due, vanno da Hitler e approvano peraltro la Shoah e si alleano e organizzano le SS musulmane, gli ebrei di Palestina, 30.000 su una popolazione di 600.000, cioè guardate la proporzione è pazzesca, si arruolano volontari per combattere con le democrazie contro il nazifascismo. Da lì nasce Israele, da lì nasce la risoluzione dell'ONU che sancisce la proposta del doppio Stato, uno Stato per gli ebrei e uno Stato per gli arabi. Però, e qui la dimostrazione che non è un problema di terra e di territorio, va registrato, io lo scrivo nel mio libro, leggetevelo, che per 6 volte gli arabi e i musulmani rifiutano lo Stato degli arabi, dei palestinesi. L'hanno rifiutato nel 1936, quando la proposta inglese era 3/4 agli arabi, 1/4 agli ebrei. L'hanno rifiutato nel 1939, il libro bianco del 1939, in cui la proposta inglese era di costituire soltanto uno Stato arabo, nessuno Stato ebraico, ma di permettere che fuggissero dall'Europa 75.000 ebrei in 5 anni, 39 alla vigilia della Shoah, dopo la notte dei lunghi dei cristalli, dopo che gli ebrei erano stati massacrati in Germania, quando alla vigilia della Shoah appunto, ma il Gran Muftì di Gerusalemme e la dirigenza araba lo rifiuta. Nel 1948, quando l'ONU dice uno Stato per gli ebrei, uno Stato per gli arabi, lo rifiutano. Nel 1949 addirittura, perché Israele vince incredibilmente la guerra contro gli arabi e però non occupa né Gaza né la Cisgiordania. Quindi Gaza e la Cisgiordania erano a disposizione per lo Stato palestinese, peraltro benedetto dal diritto internazionale, dall'ONU stessa. No,
gli arabi e i palestinesi decidono che la Cisgiordania va a far parte del regno hascemita, del regno di Giordania, e che Gaza va a far parte della Repubblica dell'Egitto, con un particolare: gli abitanti di Gaza, il loro territorio è Egitto, ma gli abitanti di Gaza non sono cittadini egiziani. E questo dura fino al 67, quando c'è la guerra dei sei giorni, che è una guerra non scatenata da Israele, ma scatenata da Nasser, che dice dobbiamo distruggere Israele perché Israele è lo stato degli ebrei traditori. Leggetevi da qualche parte su internet, ci sono i discorsi di Nasser alla vigilia della guerra del 67. È un invito al pogrom, al massacro, all'uccisione in massa degli ebrei. Immediatamente dopo la guerra Israele conquista anche la Cisgiordania e Gaza, e c'è il piano Haron, ministro degli esteri israeliano, che dice: voi riconoscete l'esistenza del nostro Stato, noi vi ridiamo subito tutti i territori occupati della Cisgiordania e di Gaza. Nel 2000 Arafat riceve la proposta di Ehud Barak, premier israeliano, di avere il 95% del territorio restituito, quindi Gaza e la Cisgiordania, e dice di no. Nel 2008 Olmert fa un'offerta ancora più generosa, e Abu Mazen, il cosiddetto moderato Abu Mazen, che è soltanto un uomo corrotto che ha distrutto il popolo palestinese definitivamente con la corruzione e con l'inerzia, dice di no. Ma perché appunto dicono di no? Perché dicono di no al territorio? Ma perché nel movimento arabo-islamico la componente nazionalista, che esiste una componente irredentista, non riesce mai a essere maggioritaria, è sempre maggioritaria anche nella dirigenza cosiddetta laica di Arafat, una componente ideologica profondamente, intimamente antisemita, che giudica che sia impossibile che i musulmani permettano agli ebrei di avere uno Stato, e che arriva, altro punto fondamentale del mio libro di cui non si discute mai, a una follia, a negare che a Gerusalemme ci sia stato il Tempio. Per i musulmani, per tutti i musulmani, anche moderati, anche per Abu Mazen, non so se voi siete stati a Gerusalemme, vi invito ad andarci, anche adesso che c'è la guerra, così almeno non ci sono turisti, non c'è nessuno. Io ci sono sempre andato nei periodi peggiori e l'ho apprezzata meglio nei periodi di guerra che nei periodi di pace, che il tempio ebraico non è mai esistito. Ora, il tempio ebraico a Gerusalemme, lo vedete, le basi del tempio sono enormi, il muro occidentale, quello alla vista, è soltanto una piccola parte, ci sono degli scavi stupendi che lo fanno vedere, e poi soprattutto ci sono tutte le testimonianze storiche del fatto che lì ci fosse il tempio ebraico. Dico di più, la cosa incredibile, per la tradizione islamica, fino al Gran Mufti di Gerusalemme, fino al 1920, lì c'era il Tempio. Cioè, la presenza del Tempio non è mai stata conculcata, quindi una profonda base nazionale degli ebrei. Lo sapete, per 2000 anni gli ebrei, dopo essere stati schiacciati da Gerusalemme nel 70, aver perso la guerra con i Romani, si salutavano dicendo l'anno prossimo a Gerusalemme, no? Cioè, perché Gerusalemme è non solo la patria degli ebrei, ma come diceva un testimone insospettabile, il mio amico Fausto Bertinotti, è il luogo dello spirito, non soltanto per l'ebreismo, ma ovviamente anche per il cristianesimo. Questa componente profondamente antisemita, che rifiuta agli ebrei il diritto dello Stato perché l'ebreo è una zavorra per l'umanità, è determinante. E qui permettetemi una apparente digressione. Guardate che
voi non capite la Shoah se non con il criterio, di nuovo, dell'utopia di morte. Capire le guerre, capire la Shoah. Perché centinaia di migliaia di tedeschi, il popolo di Mozart, di Beethoven, popolo di Brecht, hanno partecipato alla Shoah, al massacro di 6 milioni di donne, uomini, vecchi e bambini? Perché mettevano i bambini sotto le docce nei forni? Com'è stato possibile? C'è una vulgata che dice la proletarizzazione dei ceti medi negli anni 30. Ma cosa c'entra la proletarizzazione dei ceti medi? C'è un'altra vulgata che dice il nazionalismo di Hitler. Ma cosa c'entra il nazionalismo di Hitler? La marcia verso est, l'acquisizione della grande Germania, appunto, nazionalismo di nuovi territori. Cosa c'entra? Perché quei nuovi territori dovevano essere Judenrein, cioè liberi dagli ebrei, anzi meglio ripuliti dagli ebrei, perché secondo quanto Hitler scrive nel suo orrido libro Mein Kampf, l'ebreo, e qui c'è la somiglianza con la tradizione islamica, l'ebreo è la zavorra che impedisce all'uomo ariano il suo pieno sviluppo nella storia dell'umanità, il suo pieno, la sua piena realizzazione come uomo. Il passaggio, Marx diceva, il passaggio dalla preistoria dell'umanità alla storia. Una cosa simile è dentro, profondamente incistata dentro il mondo musulmano. E veniamo alla foto del mio libro. Io faccio un salto apparentemente logico. Io e l'editore abbiamo esitato molto a metterla, perché questa ragazza si chiama Naama Levy, è stata prelevata alla frontiera tra Israele e Gaza il 7 ottobre del 2023. Lei era parte di tutti quei kibbutzim che sorgono lungo la linea di confine, di ebrei che erano devoti, dedicati al dialogo con i palestinesi, che facevano volontariato per portarli negli ospedali israeliani, che li assumevano per i lavori nei campi, di casa, eccetera. Cioè quella che si dice la sinistra israeliana. Questi erano kibbutzim per il dialogo, appunto, il dialogo. Questi sono stati i massacrati il 7 ottobre. E questa ragazza, lo vedete in questa, è una civile, e questa ragazza è stata palesemente violentata. Come violentate sono state decine e centinaia di donne, come sventrate sono state decine di donne incinte, come uccisi sono stati 1240 ebrei al grido di uccidi l'ebreo, non uccidi l'israeliano. Guardate che il 7 ottobre, altra prova che non è questione di terra, questa invasione di Israele da parte dei miliziani di Hamas non era diretta a penetrare in Israele e colpire, cosa lecita all'interno di una guerra di liberazione nazionale, i militari israeliani, considerati i nemici. No, c'è un bel libro in allegato a Repubblica fatto dalla mia amica Sharon Nizza che lo spiega minuto per minuto. L'obiettivo era quello di colpire i militari che accessero. I militari israeliani che accecassero le centrali di controllo e i comandi generali israeliani, e l'obiettivo era di massacrare gli ebrei, e sono stati massacrati in una maniera orrenda gli ebrei, con dei particolari. C'è una telefonata di uno di questi ebrei che urla, che chiama la mamma e dice: mamma, mamma, ne ho ammazzati 11 di ebrei. 11 di ebrei.
tutte le testimonianze visive che ci sono su quel massacro, su quel pogrom, che sono assolutamente inguardabili, io le ho guardate, perché sono state pubblicate per pochi spettatori, sono non di parte israeliana, ma sono da parte di Hamas, cioè non soltanto massacravano, uccidevano, violentavano, ci sono le testimonianze nel mio libro. Nomi e cognomi, fonti. Ma le riprendevano, e non solo le riprendevano, le mettevano subito in rete. Questa foto della giovane violentata non l'ho presa da una fonte israeliana, era in rete la sera stessa del 7 ottobre, messa dai miliziani che l'hanno rapita, violentata e prigioniera. Naama Halevi è ancora adesso prigioniera perché, oltre a massacrare 1240 ebrei, quel giorno presero anche 251 ostaggi. Tra di loro, oltre ai vecchi e i malati, oltre a dei beduini arabi, oltre a dei thailandesi, ci sta un bambino che allora aveva 8 mesi e un bambino di suo cugino di 14 mesi. Adesso, e ne parlo poco, ma ditemi che cosa avrebbe dovuto fare Israele. Io sono addolorato per i morti di Gaza, chi può non esserlo? Ma ditemi cosa avrebbe dovuto fare Israele, ditemi cosa avrebbe dovuto fare l'Italia se dall'Austria ci fosse stata una spedizione di 2000 austriaci che avessero massacrato 1200 italiani e avessero portato in ostaggio 251 italiani. Noi, quando abbiamo avuto un ostaggio del terrorismo, ed era il povero Aldo Moro, uno dei personaggi più limpidi e più interessanti, più intelligenti della democrazia italiana, non abbiamo mica trattato. Abbiamo fatto di tutto da un punto di vista militare e abbiamo lasciato che venisse ucciso. Gli israeliani hanno cercato di liberarli e hanno fatto la guerra di Gaza, che è una guerra terribile. Avete parlato di Gorla poco fa. 240 bambini della scuola elementare uccisi da un bombardamento alleato. Un episodio terribile. Ci sono, lo scrivo nel mio libro, 61.000 o 63.000 italiani vittime dei bombardamenti alleati, solo dei bombardamenti alleati, nella Seconda Guerra Mondiale. Chi mai ha detto, anche quando Mattarella ha celebrato giustamente queste vittime innocenti, che gli anglo-americani erano degli assassini? Eppure quel giorno hanno bombardato una scuola elementare. Soltanto l'estrema destra, filo fascista, filo nazista italiana, attribuisce i 93.000, i 63.000 morti dei bombardamenti alleati alla responsabilità morale degli americani e considera gli americani e gli inglesi degli assassini. Si dice giustamente che la responsabilità morale di quei morti è del nazifascismo, e così io ritengo che siano, mi spiace dirlo, so che sarò impopolare tra di voi, che non i 40.000, perché sono meno, sono intorno ai 30.000, metà dei quali sono dei miliziani, ma basta uno per essere di troppo, basta un bambino perché sia di troppo. Non sono vittime degli israeliani, sono vittime di Hamas, e vi spiego perché. Voi qui non siete zona partigiana, io parlo spesso al nord, eccetera, ma sapete benissimo la storia, la conoscete. Mai i partigiani italiani, i partigiani francesi, i partigiani norvegesi, anche i guerriglieri latinoamericani, mai hanno condotto le loro azioni facendosi scudo delle famiglie o dei civili. Mai. È uno dei criteri d'onore della guerra partigiana. Separare l'atto violento contro l'occupante
dalla vita dei civili. Hamas a Gaza ha fatto esattamente l'opposto. E potete verificarlo da voi, da soli. Guardate per favore, sotto questo, con questo criterio, i filmati su Gaza. Scoprirete, lo vedete anche guardando in internet una cartina, che tre quarti, facciamo quasi due terzi del territorio di Gaza è senza abitazioni, come ovvio. Sono larghi campi, vedete i campi in cui vanno i carri armati israeliani. Ma mi spiegate perché? I tunnel in cui sono peraltro nascosti 250 ostaggi sono stati scavati sotto le città, sotto gli ospedali, sotto le scuole, sotto gli asili nido. Perché Israele, per colpire i miliziani di Hamas che hanno distrutto 1240 vite e rapito 251 ostaggi, distrugge le case? Perché c'è una vecchia tradizione islamica che è all'opposto della tradizione dei partigiani antifascisti e antinazisti, che punta alla morte dei civili. E non lo dice Carlo Panella, lo dice Yahya Sinwar, il capo di Hamas, ucciso pochi giorni fa, il quale alla domanda di un giornalista che gli chiede: ma voi potete sopportare 20.000 morti? Risponde: noi vogliamo 100.000 morti. Risponde: noi vogliamo 100.000 morti, perché questi servono alla propaganda. Ma tutto questo avviene, e torniamo al territorio, lo ripigliamo di qua, avviene perché Gaza è sotto l'occupazione israeliana? No. Gaza è stata disoccupata da Ariel Sharon, allora primo ministro di Israele, nel lontano 2005, 19 anni fa. 19 anni fa Ariel Sharon, generale glorioso della guerra del 73, colui che arrivò a 100 km dal Cairo e stava per distruggere l'Egitto e fu bloccato soltanto dalla crisi energetica e del petrolio, mandò l'esercito a portare via di peso i coloni israeliani che stavano a Gaza coltivando soprattutto delle grandi fattorie moderne. E lasciò Gaza libera. A quel punto c'erano tutte le istituzioni internazionali, ma anche i governi, anche il governo italiano, pronti a buttare su Gaza decine, centinaia di miliardi di dollari. Gaza aveva territorio liberato, territorio sotto governo palestinese, nucleo dello Stato palestinese, aveva la possibilità di diventare la Svizzera del Medio Oriente. Anche perché ha un porto, ha una tradizione millenaria questo porto, di Gaza si parla appunto esattamente da 2000 anni, da Gaza parlò Napoleone quando andò in Egitto. Hamas, che prese il potere a Gaza come Hitler attraverso le elezioni, come Hitler nel 1933, fece due cose. La prima cosa fu una guerra civile interpalestinese nel 2007, in cui uccise e massacrò 500 militanti miliziani di Al-Fatah, il movimento palestinese di Arafat antagonista, e li espulse dalla striscia. Dopodiché utilizzò larga parte dei aiuti internazionali che comunque arrivavano per aiutare la popolazione per costruire questa rete di 700 chilometri di tunnel sotto le case e per dotarsi di missili e armi di tutti i tipi. Ma vi direte, Gaza non era l'intera Cisgiordania, Gaza non era l'intero territorio che deve essere assegnato ai palestinesi. E beh, c'è un piccolo problema. Il 6 ottobre, il giorno prima la strage, il pogrom degli ebrei, il governo israeliano, insieme al governo americano,
stava firmando un accordo storico con l'Arabia Saudita all'interno dei patti di Abramo, per cui l'Arabia Saudita, che era stata lo stato fondamentale dell'odio contro gli ebrei per un centinaio di anni, per ragioni che poi forse vi dirò, accettava gli aiuti americani per il proprio sviluppo e accettava di riconoscere lo Stato di Israele in cambio di un impegno da parte di Israele di fare lo Stato palestinese. Quindi il 6 ottobre non soltanto Gaza era libera, ma stava per essere liberata anche la Cisgiordania. I due stati il 6 ottobre erano vicini come non mai, anche se rifiutati fino ad allora, come vi ho detto, da parte palestinese. Il 7 ottobre, non a caso, sospende quella possibilità, e la sospende perché l'obiettivo di Hamas, l'obiettivo di Hezbollah nel nord di Israele, in Libano, l'obiettivo dell'Iran, l'obiettivo degli Houthi, non è quello dei due stati, ma vogliono fare su tutto il territorio lo stato del califfato islamico, il quale califfato islamico, sembra ridicolo dirvelo, ma gli estremisti islamisti sostengono che questo debba essere, perché fanno riferimento ad un versetto del Corano, deve essere instaurato anche in Europa con quegli stessi mezzi. Ora, mi rendo conto di essere anche un po' antipatico, sto dicendo delle cose, vedo qui l'ottimo Don Salvatore che ogni tanto sussulta, dico delle cose che pochi altri dicono, scrivo delle cose, per questo vi invito a leggere il libro e poi mandarmi anche le vostre reazioni, le più dure, insomma, ma sono tutte cose vere, reali, provate. La non esistenza dello Stato di Israele per il rifiuto arabo-islamico è vera, è provata. La non esistenza di ragioni di tensione, se non ideologiche, e di odio per gli ebrei tra l'Iran e Israele è vera, è provata. Ditemi quali erano le ragioni di tensione territoriali, le questioni tra Iran e Israele. Il rifiuto arabo di Israele dal 1920 è vero, è provato, il fatto che tutta la dirigenza palestinese si sia... No, è un problema, no, è un problema religioso. È un problema religioso perché il califfato, califa, andiamo ai termini, califa vuol dire vicario del profeta, califa vuol dire vicario. Il califfo è il vicario del profeta, quindi il problema è quello che su tutto il Dar el-Harb, cioè tutto il territorio della miscredenza, cioè su tutta la fascia della terra, deve esserci la legge dell'Islam. Questo è il principio, non è un principio di acquisire, come dire, delle miniere, dei beni materiali, del confronto storico. No, non guardano alla terra, guardano alle coscienze. Le spiego in maniera definitiva, lo cito 10 volte nel libro, lo può verificare su altre fonti. Nello statuto di Hamas c'è viene riportato un versetto, non del Corano, guai a Dio, ma degli Hadith. Gli Hadith sono le frasi che avrebbe, 10 virgolette, pronunciato il profeta e che non sono contenute nel Corano. Questi Hadith sono di valore storico, dal punto di vista scientifico, pari a zero, lo scrivo nel libro, per la semplice ragione che sono stati codificati nel 900 d.C., Maometto è morto nel 632 d.C., quindi 3 secoli dopo, sulla base unicamente di una catena di tradizione orale, non di nessun documento scritto, c'è questa collazione di Hadith.
al-Bakhtari e Muslim scrivono questo hadith che è quello che spiega tutto di Hamas e anche di quanto vi dico io stasera. L'hadith cita, virgolette, la fine dell'ultimo giorno non verrà se non quando l'ultimo ebreo sarà ucciso. Cioè, l'escatologia, il destino dell'umanità, il compimento dell'umanità sarà soltanto quando l'ultimo ebreo sarà ucciso. Per essere chiari, San Paolo, che non era ebreo e convertito, che non era tanto tenero con gli ebrei, ma come Sant'Agostino, come tutta la tradizione cristiana, anche nelle fasi più dure di antigiudaismo, sosteneva l'opposto: l'ultimo giorno non verrà se non quando l'ultimo ebreo sarà convertito, no? Cioè, nel cristianesimo questa è la tradizione, una tradizione unicamente culturale, cultuale, religiosa. E Hamas applica quel versetto e lo cita in maniera addirittura ossessiva, così come lo citano i dirigenti iraniani. Io mi fermo qui, vi ho parlato di questo esempio delle ragioni di una guerra, che vanno a parare anche a quanto ho sentito prima. Non è vero che siamo tutti individui e che siamo tutti disposti al dialogo. Se noi guardiamo la storia dell'umanità, soprattutto, ahimè, la storia dell'umanità recente, scopriamo che ci sono varie ideologie che sono ideologie di morte, che non sono ideologie di confronto, di disponibilità all'incontro, al dialogo e alla sintesi tra opposti o tra diversi. È giusto, è straordinariamente giusto l'impegno di chi parla ai giovani e forma i giovani nel nome del dialogo e dell'incontro, ma guai a Dio, e questa è la mia posizione e anche la mia critica, a non raccontare loro che c'è nella contemporaneità la concreta esistenza di chi, per ragioni ideologiche, conculca qualsiasi possibilità di dialogo e propugna e pratica la guerra santa. Guardate che non ne ho voluto parlare perché è una questione ancora più complessa. Guardate che questo stesso tema riguarda la guerra in Ucraina. Putin e il patriarca Kirill l'hanno detto sempre. Lì c'è una questione di terra, è palese. Il Donbass e il Donetsk, abitati maggioritariamente da etnie russe, sono... Poi in più è complicatissima la storia di una Rus che nasce a Kiev, poi è complicatissima quella vicenda. Ma Putin e il patriarca Kirill lo dicono sempre, guardate che sopra e più importante di questa questione di terra che noi vogliamo riconquistare, c'è l'esportazione su quella terra dei valori che noi difendiamo, che sono i valori contrari al liberalismo, contrari alla permissività sessuale, al riconoscimento degli omosessuali e via dicendo. Cioè, è di nuovo un discorso ideologico, è di nuovo un discorso ideologico di contrarietà assoluta e totale, peraltro, alla democrazia effettiva, alla parità dell'uomo e uomo, alla parità di uomo e donna, alla parità alla libertà sessuale, alla libertà civile, eccetera, che con vigore Putin e Kirill propugnano. E non è infatti, e qui chiudo, quasi un caso che il principale alleato dell'Iran, motore immobile della guerra contro Israele, finanziatore di Hezbollah come di Hamas, sia la Russia. Non è un caso questo. I droni che sterminano l'ufficio ucraino, gli ufficiali e i soldati ucraini, sono droni iraniani. Il programma nucleare iraniano è un programma nucleare tutto fornito da tecnologia russa
uranio russo e nord coreano. Io chiudo questo breve discorso con una nota di, come avete capito, insomma, di pessimismo. Io credo che è un invito questo, in nome della giustissima e sacrosanta, del giustissimo e sacrosanto impegno per la pace e contro la guerra, si debba di nuovo e con uno spirito aperto e indagatore rileggere la Genesi. E se rileggete la Genesi, che è uno dei testi più clamorosi, più belli mai scritti dall'uomo, voi scoprite che non soltanto Dio intima nessuno tocchi Caino, cioè non soltanto Dio non vuole che Caino, l'uccisore del fratello Abel, venga ucciso, ma la Bibbia, e questo è il punto, dice anche che la progenie di Caino, non di Set, l'altro figlio di Adamo ed Eva, da cui discendono i patriarchi, quindi tutta la genealogia della Bibbia, i discendenti di Caino sono coloro che suonano il liuto e maneggiano e manovrano e modificano i metalli, cioè i cittadini. Noi, ahimè, siamo i figli di Caino. Grazie Carlo. Chiaramente il microfono è a disposizione per eventuali domande, per eventuali chiarimenti, perché la lezione, questa è una lezione di storia, una lezione di religione, una lezione di diritto, di economia che Carlo Panella ci ha questa sera, di cui Carlo ci ha fornito questa sera, per cui il microfono è a disposizione per le domande di rito. Oh, se non comprate il libro, io ho fatto 1000 chilometri per parlare con voi, non so, e sono genovese, tenetene conto. Ma poi sicuramente, guarda, ti avremo, proporrò, ma sei già cooptato, non so dire, per la prossima estate praiese, Dio piacendo, come suol dire in questi casi, ovvero non solo Dio piacendo, ma anche politica piacendo, vero vice sindaco, non nasconderti, mi riferisco a te, per la presenza estiva di Carlo, al quale presenteremo la nostra piazza bella, la nostra piazza culturale, che è una piazza, oggi ne parlavamo, ammirando il mare di fine ottobre, una piazza assolutamente numerosa, una piazza estiva, una piazza di vacanza, certo di spensieratezza, ma anche una piazza che è pronta ormai da 17 anni ad affrontare tematiche culturali di altissimo livello, per cui anche questa sera, se il microfono viene richiesto, è qui a disposizione. Angelo, serio, vieni qui per il prosieguo del programma stesso. Carlo aspetta domande, è qui.